tutti, sono Ilenia Pilato, la socia fondatrice di ILA, da Ischia all'Arte. Mi trovo qui presso il Museo Etnografico del Mare di Ischia Ponte in compagnia della scrittrice Tina Ferrorelli. Buonasera. Buonasera. È la prima volta qui sia al museo che ad Ischia e ho potuto apprezzare le bellezze dell'isola, ma anche le bellezze di questo museo che ho apprezzato molto. Ho ammirato i vari, perché qui in questo caso c'è un incontro di arte tra poesia e anche arte grafica, arte. Sì, in qualità di curatrice delle arti visive, appunto, curo anche questa parte artistica qui, principalmente anche questa sera. Infatti, sulle pareti ci sono delle opere dell'attrice Liga Lapinska e anche dei collage di stoffa. Ci parli un po' di lei, insomma, come poetessa. Bene, io ho cominciato a scrivere da piccolissima, perché l'arte poetica è qualcosa che mi attraeva sin dai tempi della scuola, quindi quelle varie emozioni sia del mare che degli affetti vari ci coinvolgono molto. In questo caso, con l'esperienza del Bangladesh Help, sono stata coinvolta da Santa Vetturi perché per aiutare un po' bambini che vivono in realtà diverse dalle nostre, certo. E quindi ho abbracciato anch'io questa esperienza e la continuiamo. È un po' un impegno a tutto tondo, sì, insomma, infatti, questo. Sì, quindi è importantissimo portare avanti questo discorso e aprirci anche all'altro, perché attraverso la poesia si possono coinvolgere e convogliare delle forze per aiutare, perché solo insieme possiamo condividere e anche superare questi momenti difficili. Certo, sono pienamente d'accordo, e anche un po' così con l'arte, insomma, certo. Sono sempre dei messaggi che si danno attraverso appunto le varie forme d'arte, anche la scrittura è una di queste. E, ha partecipato anche a dei concorsi oppure? Sì, io diciamo mi sento poetessa, dico a tutto tondo, ho pubblicato alcuni libri e poi ho anche partecipato a vari concorsi ottenendo anche dei vari premi. Per cui, complimenti. Diciamo, la poesia è la mia ragione di vita, si potrebbe dire. È una bellissima cosa. Insieme alle altre arti. Le farebbe piacere far parte della nostra associazione Lila? Certo, sì. Perché anche, diciamo, stando lontani si possono condividere, oggi abbiamo grandi opportunità di condividere vari messaggi, per cui ritengo sia giusto proseguire, certo, questo nostro impegno. Certo, e anche noi ci auguriamo di averla, insomma, tra i nostri, certo, artisti. Una volta scoperta anche Ischia, penso che sicuramente ritornerà, ci sarà un motivo, sì, in più. Infatti. Le piacerebbe scrivere appunto qualcosa proprio specifico? Sì, infatti proprio stamattina stavo già scrivendo qualcosa. Dei versi un po' liberi da sembrare. Poi quando saranno pronti potremo, cominciando questa nostra collaborazione, potremo anche partecipare anche a voi. Sicuramente, grazie a lei, grazie per la sua presenza e buona serata. E buon lavoro anche a grazie voi per questo vostro impegno. Grazie.